Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo presso la frazione di La Capannina di Casciana Terme Lari per il primo trofeo Irriducibili, il gruppo degli Irriducibili che si è lanciato in questa idea di questa manifestazione giovanile in collaborazione con la società della Una Bici per Tutti di Claudio De Angeli per le categorie esordienti e allievi. Questi che state vedendo sono gli esordienti del primo anno che sono già schierati per l'imminente partenza. Stiamo vedendo proprio, e quelli che state vedendo ovviamente sono anche il gruppo degli Irriducibili, no? Questo gruppo nato ormai da alcuni anni sui social e tutto, ma che con i tanti volontari e tanti ovviamente membri del gruppo degli Irriducibili hanno fatto una grandissima cosa cercando di organizzare una gara in ricordo anche di quelle persone che non ci sono più, perché per la gara degli studenti, intanto questo che state vedendo è il via ufficiale, ci si sposterà poi verso il chilometro zero e ci sarà la partenza ufficiale da lì. Eccolo qui, proprio vedevo gli atleti. Intanto diamo anche i numeri per la categoria esordienti del primo anno: sono partiti in 41 sui 46 iscritti. Chiaramente in concomitanza anche il coraggio degli Irriducibili insieme alla Una Bici per Tutti di organizzare una gara il giorno stesso dei campionati italiani giovanili di Darfo Boario Terme. Dicevamo di una gara che quella per gli esordienti sarà valida non solo come primo trofeo Irriducibili, ma anche come il memorial. Antonia e Simona, Antonia Gasperini e Simona Panicucci, scomparse vittime del cancro. Tra l'altro Simona Panicucci scomparsa nel febbraio di questo anno, nel 2023, mentre Antonia Gasperini se n'è andata purtroppo nel 2019. Questa malattia, ovviamente anche per sensibilizzare sempre di più questo problema, no? Questa malattia che purtroppo tante volte ci strappano via i nostri cari. Gli Irriducibili non si sono assolutamente dimenticati di loro. Presente alla manifestazione c'è anche la sorella di Simona, Francesca, e ovviamente anche membri della famiglia di Antonio, come ad esempio Alessandro Guerrini, che fa parte tra l'altro della formazione del gruppo Irriducibili. Intanto chilometro zero, abbiamo visto anche chi ci darà le informazioni oggi, è quella moto di Sandro Manzi del team Radio Corsa Toscana. Intanto hanno preso il via ufficiale, eccole lì qui, dei 41 atleti che si sfideranno per questi 31 km e 800 metri di gara. Eccoli sono le maglie subito del Baiano che stanno cercando di venire via. Ricordiamo anche che il percorso prevede esattamente 5 giri del percorso da fare più volte. Il giro non cambia mai rispetto ovviamente alla categoria esordienti e anche quella allievi. Il giro su per giù è quasi completamente uguale, si parte dalla Capannina, poi si va ovviamente verso Aia Bianca, poi via Fontini, la strada provinciale del commercio di Santo Pietro Belvedere. Questo è il primo giro, poi si va a fare il Cevoli e si va verso l'arrivo dopo. Intanto siamo con le immagini, con il gruppo compatto all'inizio del secondo giro. Gruppo compatto, sono le maglie della formazione del Vaiano che sono davanti. Chiaro che oggi magari, chissà, ci sarà anche il riscatto di qualche corridore che vorrà far vedere qualcosa di interessante. Vediamo anche le maglie del team Valdinievole davanti che arrivano, anche quelle dell'Olimpia Valdarnese. Gruppo ancora sempre molto molto compatto, si viaggia ad andatura regolare, ed ecco che è partito in questo momento una maglia del team Bike Ballero. Proprio così è partita una maglia del team Bike Ballero, lo andiamo anche ad identificare, si tratta di Gabriele Fianchini. Noi ricordiamo anche alcuni sponsor della manifestazione come la Incospor, la Ecoforce Service, la Limar. Tanto con le immagini siamo arrivati a metà del secondo giro, siamo sempre nel giro del secondo giro con le maglie anche della Fabrimar davanti. Altri sponsor della manifestazione: la Base, Soluzioni Informatiche Aziendali di Fornacette, la Generale, Agenzia di Pontedera, la Martelli, famiglia di pastai di Lari, la Ceitex Italia, la Mansider, la Castelli, la Beton Valdera, la Quiliat, la Scatolificio Arts, la Auto 2000, la Ager, la Oro Genesi, la Zoing, la Fossetti Costruzioni, la Conad, che ha ovviamente fornito anche i vari spazi del pregare, anche il parcheggio per le ammiraglie, la Premium Quality Sport Nutrition di Incosport e la Bricco Io
questi alcuni sponsor della manifestazione. Intanto ci riprovi di nuovo Fiacchetti della formazione del team Bike Ballero, sempre molto attivi gli atleti della Bike Ballero, ma anche molto attivi gli atleti della Vaiano Bike. Nel dettaglio vediamo che prova a rilanciare in questo momento l'azione, si tratta di Tanzilli, atleta sicuramente di primo, potrebbe essere uno dei favoriti quest'oggi. Siamo gruppo che, a parte qualche scatto, stanno andando abbastanza regolari, stanno andando abbastanza regolari i ragazzi. Siamo all'inizio del terzo giro con le maglie anche dell'Olimpia Valdarnese lì davanti a controllare un po' quella che è la situazione. Sempre Tanzilli che prova di nuovo a forzare l'andatura, eccolo qui Tanzilli, ma subito seguito dagli atleti della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, poi quelli dell'Olimpia. Gruppo che si mantiene sempre compatto, come detto, a parte qualche sollecitazione, abbiamo visto il cartello Aia Bianca, siamo nella zona, quindi gruppo che riprende di nuovo tutta la sede stradale, si va a prendere tutta la sede stradale, quindi si rallenta di nuovo l'andatura. Per ora il gruppo non è riuscito a venire via nessuno, può darsi che all'ultimo giro, molto probabilmente nell'ultimo giro ci sarà, si scateneranno le cose. Intanto sono le maglie, si susseguono maglie della Itala anche sulla testa del gruppo. Ora davanti al gruppo dell'Olimpia Valdarnese abbiamo visto Guido Fontani davanti, poi anche le maglie della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, si chiama di Diego Mannai lì davanti. Un attimo di sollecitazione, cioè occhio, perché siamo in questo momento a metà del quarto giro con quattro atleti che stanno provando ad uscire dal gruppo. Vediamo anche di chi si tratta di Sebastiani, che sta venendo via con un atleta della formazione della Team Valdinievole, Andrea Castrucci. Quindi Sebastiani, Castrucci, poi un'altra maglia della Polisportiva Mille Luci. Allora si tratta di Castrucci che sta andando a fare l'andatura ora in questo momento, primo piano per lui, dietro di lui c'è Sebastiani della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, con lui c'è anche un compagno di squadra, lo andiamo anche a prendere, dovrebbe essere Simone Guastini, è proprio lui, e poi c'è una maglia della Vaiano che sta provando a rientrare, ed è Tanzilli. Quindi Sebastiani e Guastini, i due della formazione della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, poi c'è Castrucci della Team Valdinievole e poi c'è Tanzilli della formazione della Vaiano Bike. Questi quattro atleti, vantaggio ancora minimo, però occhio perché in questo momento tra curve e controcurve possono anche sparire. Abbiamo detto questo primo trofeo riducibili, valido anche per gli esordienti come Memorial, Antonia Gasperini e Simona Panicucci, che andranno i familiari poi a premiare i primi tre classificati delle varie delle due classifiche esordienti. Tanto gruppo che vediamo, siamo dietro con il gruppo che vediamo, controllano la situazione gli atleti della formazione del Vaiano, sono ora gli atleti della Bessi fare l'andatura in questo momento, Gabriele Fratoni della Bessi di Calenzano che sta cercando di fare il ritmo per rientrare, sono lì e ce li hanno a tiro. Ora chiaramente tra le curve, in quel tratto di strada con quelle curve e controcurve erano un po' spariti, ma ora sono riusciti a le rivedono. Intanto anche le maglie della Alzate Brianza, Mattia Ostinelli lì davanti, e intanto Giovanni Guidi suona la campana come il suo solito. L'ultimo giro è iniziato, gli ultimi chilometri di questa gara per l'assegnazione del primo trofeo irriducibili, chissà che magari diventi una classica stagionale, prima volta che il gruppo dei irriducibili organizza una gara insieme in collaborazione a una società come quella della Una Bici per Tutti, che è recentissimo il Giro della Valdera concluso, Giro della Valdera vinto, dobbiamo dire, molto bene da Luca Giaimi, il corridore della formazione lombarda del team Fratelli Giorgi. E intanto vediamo che ci sta provando di nuovo Tanzilli con Castrucci. Siamo all'inizio della salita di Cevoli, prova di nuovo Tanzilli con a ruota Castrucci, arriva anche gli atleti dell'Alzate Brianza. È sempre dell'Alzate Brianza, si trova tra di Ostinelli, Tanzilli, passa ora Castrucci a fare l'andatura. Castrucci, Tanzilli sicuramente sono i più attivi, i due atleti stanno provando a venire via, a portare via un drappello di corridori. Vediamo gruppo veramente in lunga fila indiana, rischia di spezzare. Oh, bravissimo anche Ostani, il corridore dell'Alzate Brianza, Ostinelli dell'Alzate Brianza. Pensate, vengono da Como per correre in Quinta Toscana. Lingua fuori per Castrucci, sicuramente il caldo si fa sentire, anche se qui siamo, c'è l'ombra sulla salita.
Eccoli, vediamo che sono anticipati di poco dalla moto in formazione di Sandomarzi. Occhio perché è venuto via Castrucci, eh. In questo momento è Ostinelli dell'Alzate Brianza che prova a fare il ritmo. Castrucci da solo al comando. Si sta provando il corridore del team Valnievole. Mani basse, prova a fare l'andatura. Sicuramente in salita ha fatto la differenza. Forse un po' stanco per via dei vari attacchi anche in pianura. Tanzilli, che era stato molto attivo, continua con la sua cadenza di pedalate. Castrucci, che non si è mai voltato, lo ha fatto ora in questo momento per vedere. Cartello indicativo Cevoli. Siamo a Cevoli, quindi, con il battistrada, con il corridore che sta guidando questa prima gara di questa mattinata, ed è Tanzilli che si sta incaricando dell'inseguimento, il corridore della Vaiano Bike, sempre il primo piano del corridore del team Valnievole, già piazzato più volte in questa stagione, sfiorato nei primi 5 diverse volte, anche a cronometro buone prestazioni per lui. Però da dietro stanno rientrando maglie della Vaiano, poi ha un gruppetto di 4-5 corridori, sta rientrando sul corridore del team Valdignevole. Intanto i direttori sportivi cercano anche di dare di bagnare i propri atleti, perché è veramente molto molto caldo. Abbiamo visto prima nel dettaglio Claudio Mariotti e Nino Malaspina dare l'acqua a Castrucci, abbiamo visto anche Giampiero Morosi sul percorso per Sebastiani, dovrebbe essere il corridore che è davanti alla polisportiva Mille Luci Ciclismo. Poi c'è Canale in quarta posizione della Fabrimar Marco Forever, adesso si va giù in discesa, si va verso la riva, ultima curva, eccola qui, l'ultima curva in salita, sono in tre, maglia del Vaiano, Sebastiani, ma davanti in questo momento della Vaiano Bike si tratta di Davide Giraldi che prova a fare l'andatura, vediamo, è dietro, più in difficoltà Canale, vediamo, li lasciamo andare, li andiamo a prendere poco la nostra telecamera, li lasciamo sfilare, passa anche la moto di Sandro Manzi, ultima veramente semicurva, vediamo, è Sebastiani Francesco della polisportiva Mille Luci Ciclismo che va a vincere davanti a Davide Giraldi e a Canale in terza posizione da Fabrimar Marco Forever. Questi i primi tre, vediamo, volata per il quarto posto è Tanzilli davanti a Castrucci, a Grandi, sesta posizione per lui, poi ecco volata a due, vince Cappelli davanti a Ostinelli. Queste, vediamo la volata per chiudere anche i primi 10, manca il nono e il decimo, vediamo, è Fontani davanti a Boscaini. Questi sono i primi 10, una gara che ha fatto vedere insomma gruppo compatto fino alla fine, però poi nel finale, intanto ci sono anche altri arrivi, nel finale è stato proprio Cevoli, no, a fare la differenza, erano venuti in 4-5, poi in discesa probabilmente ce l'hanno fatta. Sebastiani è rimasto in scia, è riuscito a rimanere in scia di Giraldi e poi a passarlo proprio nell'ultima semicurva in direzione finale, era davanti e a braccia alzate. Andiamo quindi con le interviste di rito con i protagonisti di questa prima gara. Francesco Sebastiani della polisportiva Mille Luci Ciclismo, allora grande vittoria per te quest'oggi qui alla Capanina di Casciana Terme, siete riusciti a venire via in tre nel finale e poi li ha regolati all'arrivo. Sì, è stata veramente una bella vittoria e c'è stata comunque molta collaborazione nella fuga. Una dedica speciale per questa vittoria? Ringrazio la famiglia che mi accompagna sempre alle corse, la squadra, la società e Giovanni che ci sostiene lassù. Siamo con il secondo classificato, Davide Giraldi della Vaiano Bike. Allora, siete venuti via sul pezzo finale ovviamente del circuito in tre, probabilmente Sebastiano è riuscito a anticiparti, a prendere un po' di vantaggio per la volata. Sì, siamo partiti, volevamo partire in salita. Volevo la vittoria, però è arrivato Sebastiani e ha superato e